Buongiorno a tutti, sono sempre Dolce Folle e oggi voglio parlarvi di un gioco che ha fatto la mia infanzia. Il gioco in questione è World in Conflict, uscito per PC nel 2007. Uno strategico in tempo reale in cui dovevamo comandare le truppe americane durante un'ipotetica invasione sovietica causata dalla Guerra Fredda. Il gioco di per sé è molto interessante data la sua alta grafica e distruzione ambientale che era un netto passo avanti per gli strategici di quell'epoca. Andremo ad analizzare la versione Soviet Assault, uscita nel 2009, un'espansione che aggiungeva nuove missioni dal punto di vista dei soldati sovietici. Quindi lanciamoci subito nel gioco. Vi dico subito che voglio vivere con voi tutto questo gioco dall'inizio alla fine, quindi vedrete anche filmati e tutti i filmati cutscene del gioco. Questo è il prequel iniziale che poi porterà agli eventi di cui verrà narrato nel gioco. Il gioco è tradotto in italiano, sia testo, voci e audio. Data l'intransigenza dei giorni scorsi dei diplomatici NATO, la decisione di ieri di abbandonare la conferenza di pace di Malta non ha suscitato sorpresa. È evidente che la pace non fa parte dei loro progetti. Solo minacce, inganni e arroganza, soprusi perpetrati ai danni del popolo. Era inevitabile. Ci preparavamo alla guerra da troppo tempo per restare semplicemente lì a guardare. Eravamo come una molla pronta a scattare, impazienti di gettarci nella mischia. Aspettavamo solo un ordine: attaccare. Il morale era alto e gli uomini scherzavano, vantandosi che avrebbero schiacciato il nemico con un solo colpo. Ma alcuni non ridevano. Erano stati in Afghanistan. Sapevano cos'è la guerra. Credo si stiano preparando per la guerra. Guarda la strada, compagno. Non avevo capito che eri sovietico. Volodya. Berlino Est. Chi è quello? Non lo conosci? È il colonnello Orlovsky. È una leggenda. Ah, compagno maggiore Lebediev. È passato di tempo. Davvero, compagno Orlovsky? Mi chiedevo chi avrebbero mandato a farmi da babysitter. Il tuo comando è stato strategico per questa operazione, compagno. Chi altri potevano mandare se non me? Vedo che hai sempre un'alta considerazione di te stesso. Perché in fondo sono un pezzo grosso, no? O almeno il mio caro suocero lo è. Sono felice di vederti, amico. Allora, a che punto siamo? A buon punto. È tutto pronto. Confesso che non sono molto contento. Il Politburo sa quello che fa.
Il nostro compito è obbedire. Quindi hanno deciso. Contatta il tenente Romanov. Voglio un controllo finale delle linee di difesa avanzate. Konyal, tovarish polkovnik! Mettimi in contatto con il tenente Romanov, subito. Quando? Presto. Ok. Tenente Romanov, invia la squadra Alfa in ricognizione a... Un momento. Attenti, ecco il colonnello. Tenente, il mio nome in codice è Sokol 1. Non ci saranno altre ricognizioni. Eseguirete il piano Odessa. Le difese aeree devono essere distrutte prima che inizi l'attacco principale. Il vostro obiettivo è distruggere due postazioni antiaeree. Armi pronte al fuoco. Siamo in guerra. Buona fortuna, tenente. Sokol 1, chiudo. Qui, Zvezda. Siamo in posizione, Priom. Qui, Zvezda. Siamo pronti a entrare nell'accampamento. Per prima cosa sgombereremo l'ingresso e neutralizzeremo la torre di guardia. Mi permetto anche di fare uno zoom estremo fino ad arrivare proprio a vedere i soldati. Quindi anche per questo già valeva molto il tempo. Insomma, facciamolo. Prendiamo la torre e poi prendiamo il soldato. Ok, la torre è andata. Hai soltanto pure ingresso libero. Andiamo. Ingresso dell'accampamento sgombro. Siamo pronti ad avanzare, tenente. Romanov, qui è Sokol 1. La prima postazione antiaerea si trova a est. Agisci rapidamente. Adesso. Piano piano facciamo tutto. Avvistati elicotteri di ricognizione nemici. Ci teniamo fuori portata. Area sgombra. Siamo le cariche. Qui, Zvezda, sto piazzando gli esplosivi. Ottimo lavoro, Romanov. Un bersaglio rimasto. Vai a nord. Torre di guardia sgombra. Hanno già preso la torre di guardia, perfetto. Torre di guardia neutralizzata. Fuoco. Sono andata. Anche l'altro nemico ucciso. Bene. Qui abbiamo anche i bonus delle unità. Romanov, qui Zvezda. Abbiamo siamo un bonus sull'obiettivo. Prepariamo il bersaglio per la che demolizione. Potrebbero essere granate, missili e un bonus difensivo che in questo caso è lo scatto. Tutti gli esplosivi in posizione. Permette di pronti alle sfiltrazioni. Qui Sokol 1, coordinate di esfiltrazione inviate. Dirigetevi verso la destinazione senza farvi scoprire. Le cariche saranno fatte esplodere quando lanceremo l'attacco. Dicevo, i carri armati per esempio hanno il fumogeno. Allontanati dall'area al più presto. Adesso usiamo lo scatto, vedete che è aumentata la velocità. Gli permette di trovare copertura o fuggire da un possibile missione tiro compiuta. Nemico. Iniziamo l'esfiltrazione. Ci vediamo fra qualche giorno, tenente. Svelta, chiudo. Ok. Un eccellente lavoro, tenente. Gli uomini si disperderanno e torneranno qui nei prossimi giorni. Ora devi prepararti all'assalto imminente. Ti comunicherò l'ordine entro un'ora. Sokol 1, chiudo. Non se ne accorgono che hanno ammazzato una compagnia di guardia dei missili antiaerei. Vabbè, non entriamo troppo nei dettagli. Come in ogni gioco e in ogni film. Altrimenti casca tutto.
Ehi là, Grisha. È l'addestramento reclute? Una noia. Ma necessaria, compagno. Presto avremo bisogno di loro. Già, siamo per invadere il mondo. Tovarische! No. Sono lieto di vedervi tutti qui oggi. Via. E sarò ancora più contento di vedervi sfondare quel muro fra poco. Intrattenitore. Daremo una bella lezione a quei bastardi della NATO. E ce la farà. Cioè, non mi sembrava uno spoiler. Pensavano di sottometterci con l'arroganza. Pensavano che avremmo ripiegato. Ma oggi impareranno che l'armata rossa non cederà a nessuno. Oggi noi gli mostreremo la potenza dell'Unione Sovietica. Ai vostri mezzi, andiamo in guerra. Dichiarazione di guerra più incoraggiante che abbia mai sentito. Romanov, gli non esplosivi salteranno molto. Fra 3, 2, cosa, nei giochi? 1, 0. Oh, ok. Sokol 1 a tutte le unità di combattimento. Ecco. Oggi libereremo Berlino Ovest dagli oppressori americani. Fra pochi minuti una pioggia di fuoco piomberà sul nemico. Tenente Romanov, attiva lo sbarramento di artiglieria. Il muro verrà distrutto con esplosivi preinstallati. Eccoci qua. Allora, sugli tattici sono dei supporti che avremo in alcune missioni. Variano dall'artiglieria, appoggio aereo, unità aviotrasportate. In questo caso lanciamo l'artiglieria pesante. Qui Sokol 1, Alba Rossa, ripeto, Alba Rossa. Alba Rossa. Fatevi onore. Se non crasha durante la missione, sono già passi avanti, dato che è appena successo poco fa. Ovviamente stavo registrando come sempre. Abbiamo tre obiettivi principali: distruggere il la sesto battaglione corazzato alta, statunitense, cioè conquistare il ponte Molke sul fiume Spree e sgombrare la strase des 17 Juni per uso del comando supremo. Tenente Romanov, avanza con il plotone di carri armati alla fase linea Volga. Vai. Distruggi tutti i nemici che trovi. Ovviamente i sovietici, le prime unità che ti danno a comandare nel gioco sono carri armati di 80. Dobbiamo presidiare il viale principale. Strase des 17 Juni entro mezzogiorno. L'ultimo esercito del il mondo. Comando supremo ha previsto una parata lungo il viale per celebrare la nostra attesa vittoria sul nemico. Vorrei alzare un attimo il volume degli effetti, aspettate, L'avanzata è iniziata, Romanov. Ordina immediatamente ai carri armati di attaccare. Va, dai, avanziamo. Tenendo premuto, apriamo il lato da cui far avanzare i carri e le unità. Poi si attiverà anche la formazione, insomma. È uno strategico ben fatto e anche a volte molto duro. Nelle missioni successive non saranno facili, non avremo sempre carri armati dalla nostra parte o alleati così numerosi, perché poi andremo anche a gestire gli Stati Uniti con un esercito al tracollo, perché a metà stanziato in Europa, a metà è sotto attacco, sotto invasione nella costa ovest. E quindi noi dovremmo riorganizzarci e non sarà per niente facile, anzi. Intanto la distruttività generale. Sei a metà strada, tenente. Continua ad avanzare verso la linea. Là sta arrivando la bomba. Là. Raggiungi al più presto la linea, Romanov. Ti creo un passaggio. Sokol 1, qui Malashenko. La resistenza è più massiccia del previsto. Priom! Ricevuto, Malashenko. Ti mando assistenza. Ecco, questi... Questo per farvi vedere le abilità. Questi sono i munizioni
ossia contro veicoli leggeri causano gravissimi danni, e poi abbiamo la cortina fumogena da usare in caso arrivino. Molto bene, tenente. Gli elicotteri, la linea Volga è nostra, perché è un po' come sasso carta forbice. Romanov, dobbiamo assicurarci il controllo di quell'incrocio. Attaccherà il nemico sul fianco, perché mentre Malashenko avanzerà. Tantissimi mezzi. E vabbè, tantissimi. Qui Malashenko, avanziamo. Dobbiamo muoverci in fretta, tenente. Metti le tue unità in posizione. Cioè, non dimenticare di chiedere copertura di fuoco quando ne hai bisogno. Ok, ci hanno detto che abbiamo la copertura di fuoco, che si basa su artiglieria pesante e artiglieria di precisione. Ovviamente quella di precisione colpisce un raggio ben definito, mentre la pesante colpisce una varia zona. Ecco qua. Dai. Quelli blu sono comandati dal PC, che sarebbero i nostri alleati che ci stanno supportando nell'attacco. Anche per questo, secondo me, cioè, non ce ne sono molti di giochi in cui abbiamo alleati che ci supportano in uno strategico. Comunque, secondo me, servono per rendere più viva la battaglia, più reale. Questi sono punti. Finalmente! Ora dobbiamo allestire le difese prima che contrattacchino! Conquistandoli andiamo a costruire dei fortini. Questi fortini possono essere utili contro fanteria, corazzati o elicotteri. Di solito sono punti da difendere per la missione di gioco, per vincere la missione. Altre volte invece generano una linea di difesa che tampona il nemico per evitare che raggiunga un determinato posto. Come qua. Benissimo, l'incrocio è sotto controllo. Questo fortino è stato ben costruito. Dnieper, chiama Sokol 1! Siamo sotto attacco pesante al ponte Mokhte! Non possiamo resistere! Hanno degli elicotteri! Ripeto, hanno degli elicotteri! Dnieper, rispondi, Dnieper! Short, dobbiamo conquistare il ponte Mokhte o l'intero fianco cadrà. Romanov, porta rinforzi alla sezione B e prendi quel ponte. Con gli elicotteri adesso ci apriranno. Avrai bisogno di supporto antiaereo per eliminare quegli elicotteri. Già. Chiama rinforzi sul canale di supporto. Ok, un altro componente di questo gioco è possibile chiamare rinforzi, ossia le varie unità da utilizzare. Gli americani ti faranno a pezzi se non riuscirai a difenderti, tenente. E facendo punti tramite l'uccisione dei nemici o la perdita di un'unità. Se perdiamo per esempio un'unità che abbiamo acquistato, ci verranno dati punti per poter richiamare la stessa oppure un'altra. A volte ci vengono dati dal gioco per molto bene, per Romano. Riuscire le unità a che hai chiesto avanti. Arriveranno presto. E questa sarà la zona di sgancio dei vari rinforzi. Come possiamo vedere, abbiamo chiamato un veicolo antiaereo pesante per abbattere gli elicotteri e avanzare in sicurezza. Sei pronto, tenente? Ora procedi verso il ponte ed elimina qualsiasi velivolo nemico. Elicotteri nemici in avvicinamento, tenente. Eccoli che arrivano, probabilmente noi abbiamo i mezzi, come potete vedere. Gli elicotteri non riescono neanche quasi a sparare. La distruzione dell'unità, secondo me, è fantastica. Vabbè, procediamo oltre, tanto qua non credo che abbiano bisogno d'aiuto. Là hanno bisogno d'aiuto. Altri elicotteri nemici vengono verso di voi, Romanov. Sì, falli avvicinare. A destra. Ah, ok, anche a sinistra, però anche a destra. Ok, no, sinistra è la priorità, sì. Olè. Adesso destra, però. Appunto, una fascia in meno. Quelli sono gli elicotteri d'attacco pesanti. Sono estremamente forti contro i corazzati e la fanteria, mentre quelli medi servono ad attaccare eventuali elicotteri nemici. E abbiamo diverse categorie. Per fortuna sei arrivato in tempo, per esempio, Romano. C'è la fascia. L'intero fianco stava per cedere. Ora avanza e presidia il ponte. Ci sono tre fazioni in questo gioco. Gli Stati Uniti,
l'Unione Sovietica e l'Europa. L'Europa è un miscuglio dell'esercito NATO praticamente, di cui noi ci siamo anche noi, abbiamo il Mangusta, quindi quando chiameremo il Mangusta a un certo punto della campagna sarà quello italiano. Il ponte è nostro, italiano. Ora mantieni la posizione e allestisci sbarramenti di sacchi di sabbia. Il nemico potrebbe contrattaccare da un momento all'altro. Ci infatti in Europa, come ho detto, non in Italia purtroppo, anche se la vedremo in una scrematura di caricamento. Però ci siamo con l'elicottero, mi basta questo per rendermi felice. Abbiamo bisogno anche di postazioni anticarro, Romanov. Metti gli uomini al lavoro. Adesso mettiamo, creiamo postazioni anticarro, adesso creiamo tutto. Io chiamerei attacco aereo, un attacco aereo a terra. Ya Sokol 1, il ponte Moltke è ora sotto controllo e ecco, il fianco nord è stato presidiato. Dobbiamo molto aereo al tenente Romanov. Sono tutte morte, ci credo. Ecco, abbiamo ampliato i rinforzi. Possiamo chiamare carri pesanti, carri tenente, medi. Sei riassegnato alla sezione B. Stanno formando una linea di combattimento in questo momento. Prendi posizione e prepara l'avanzata. Ottimo, sega signore. E approfitta dell'occasione per colmare le perdite. Blindati da trasporto. Io sarei per chiamare carro armato pesante. Anche se ne possiamo chiamare solo uno, ma devo andare di prepotenza. Abbastanza intelligente. Romanov, avanza con la sezione B verso il viale principale e raggiungi il capitano Malashenko. Gli americani stanno preparando un contrattacco. Vieni, vieni. Sezione A, avanzate. Sezione B, avanzate. Fate di oggi un giorno da ricordare, compagni. Sokol 1, chiudo. Yeah, Sokol 1. Elicotteri amici in arrivo per assistervi. Ringraziamo i compagni dell'aviazione frontale. Sokol 1! Malashenko nel Sviasi! Gli elicotteri NATO ci attaccano! Abbiamo bisogno di supporto antiaereo immediato! Romanov, hai l'equipaggiamento necessario. Aiuta il capitano Malashenko. Ecco, queste sono missioni secondarie. Farle abbastanza importanti perché potrebbe portare allo sblocco di qualche unità che potrebbe rivelarsi molto utile. Oppure vi dà al comando qualche altra nuova unità, vi aggiunge fondi, quindi cercheremo sempre di farle. Grazie, tenente. Oggi hai salvato molte vite. Non lo dimenticheremo. Malashenko, chiudo. Faccio soldato che... Ottimo lavoro, Romanov. L'avanzata procede bene. Ora devi raggiungere il capitano Malashenko. Voi due formerete la barriera contro cui si fionderanno gli americani e li distruggerete. Quello era un aereo che stava precipitando, il primo che vedo. Govorit Malashenko, ci dirigiamo verso le posizioni avanzate. Vedo carri armati americani in avvicinamento. Una giornata stranissima. Stanno per lanciare il contrattacco. Su questo gioco. Cioè, ho scoperto una cosa nuova. Sono contentissimo. Gli aerei da trasporto precipitano. Guardando come si chiama la... Si cambiava la forma. Ah, ecco, questo è il tasto della formazione. Sokol 1. Vedete, ora andranno a tutte quadrato. Le unità sono in posizione. E gli americani si stanno avvicinando. Le sezioni A e B continueranno a chiudere i buchi, mentre il tenente Romanov e il capitano Malashenko respingeranno il nemico al centro. Romanov, ti assegno il comando di tutte le unità di copertura di fuoco. Questo è bellissimo. Sono in arrivo bombardieri T-195, ma fino a quel momento dovrai usare tutta la copertura disponibile per respingere l'attacco americano. Il primo scaglione nemico è qui. Richiedi artiglieria e un attacco aereo, Romanov.
Govorit Malashenko, se ordiniamo copertura di fuoco in modo indiscriminato, danneggeremo il viale. Il mio obiettivo è vincere questa battaglia, capitano. Direi. Non preservare lo scenario della parata del Comando Supremo. Procedi con la missione. Ricevuto, Sokol 1. Malashenko, chiudo. Qui Molotov, attacchiamo le coordinate. Gli americani stanno mettendo tutto ciò che hanno in questo attacco. Conto su di te per respingerli, tenente. Govorit Malashenko! Questo è un giorno memorabile per la madre patria e il socialismo. Presto Berlino Ovest sarà liberata. Occupata. Cioè, per me sarà più occupata che liberata. Ma poi ognuno la vede come vuole. Gli americani devono essere disperati per lanciarsi alla cieca in questo modo. Da. Si stanno comportando da stupidi e moriranno da stupide. Si stanno avvicinando un po' troppo. Questi sono blindati di riparazione che spareranno i nostri veicoli durante la battaglia. Quando arrivano i cupoletti. Yeah, Sokol 1, a tutte le unità, restate in posizione. Bombardieri TU-95 in arrivo per eliminare i nemici rimanenti. Ripeto, restate in posizione, non avanzate nell'area bersaglio. Yeah, Berkut, stiamo per sganciare gli esplosivi, state lontani. Uno. Eccoli qua. Tupolev. Attacco riuscito, torniamo alla base. Berkut, chiudo. Li abbiamo schiacciati. Via, yeah, Sokol 1, a tutte le unità di combattimento. Gli americani sono stati sconfitti e il viale è sicuro. Sono immensamente fiero di tutti voi, ma vi chiedo di onorare i nostri compagni che oggi sono morti in battaglia. Senza il loro sacrificio, questa vittoria non sarebbe stata possibile. Sokol 1, chiudo. E così è iniziata. È iniziata, sì. Mi chiedo quando finirà. Speriamo presto. Oggi è stata una vittoria facile. Domani, chissà. Spero che questa musica non abbia il copyright. Ah, non credo, spero. Ecco, cioè, mio nipote Coglia. Oggi si è davvero fatto onore. Fino a Tovarish Polkovnik, capitano Malashenko a bordo. Riposa, compagno. Questo è il maggiore Lebedev. Comunisti. Vabbè. Piacere. Scusa, di conoscerti, compagno. Di cacca. È stata una vittoria schiacciante. Il tuo contributo è stato fondamentale. È solo la prima. Presto tutta l'Europa vedrà la gloria del socialismo. Ci sarai anche tu, zio? Sì, ho questo onore. Ora torna alla tua unità, Nikolai. Di agli uomini che sono fiero di loro. Lo farò, zio. Combatteremo fino all'ultimo per il trionfo della nostra causa. Compagno maggiore? Via tutto sua madre. Qualche altro elemento come lui e finirà tutto entro una settimana. Spero che tu abbia ragione, Valery Fedorovich. Lo spero. Missione completata. Adesso vedremo la prossima missione, questo episodio. Ora da qua gestiremo la campagna originale di World in Conflict. Quindi andremo a impersonare il sergente Parker della Guardia Nazionale dello Stato Washington, creata da Seattle, durante le fasi di un attacco a sorpresa sul suolo statunitense, perché questo era il prequel rispetto a tutto l'evento. Poi durante gli episodi e giocando o vedendo il gameplay capiremo meglio la storia. Quindi proseguiamo.
rimasti molti mesi più tardi. Riceviamo resoconti dalla guardia costiera circa una situazione in corso sul lungomare del porto. Ci sono molte navi container in avvicinamento e si rifiutano di identificarsi. Passo. I russi ci colsero di sorpresa. Eravamo in guerra da quasi 4 mesi e ancora non capivamo cosa stesse accadendo. Quando i colpi di artiglieria iniziarono a esplodere nelle strade di Seattle, molti rimasero sconvolti, impietriti dallo shock e dall'incredulità. La guerra vista in TV può essere affascinante, ma quando ti tocca personalmente è tutta un'altra storia. Immagina il tuo ufficio esploso in 1000 pezzi. La tua auto accartocciata come un guanto logoro. E il tuo amico disteso in strada, con il corpo maciullato. Questa fu la realtà di Seattle in quel fatidico giorno dell'autunno dell'89. L'esercito era impegnato in Europa e altrove. E la Marina avrebbe dovuto proteggerci da un'invasione, ma non ci riuscì. Venne ingannata, come tutti noi, dallo stratagemma dei russi. Ma quando i primi carri armati sovietici iniziarono a uscire dai veicoli da trasporto, alcuni di noi cercarono di organizzare una disperata difesa. Non ci saremmo arresi senza combattere. Centro di Seattle. Sì, qui è il capitano Bell. Sto cercando di parlare con il maggiore. Cosa? Allora chi ha assunto il comando? Come sarebbe a dire io? Diavolo faccio a saperlo, dobbiamo ritirarci. Rispondi! Zulu 5, rispondi! Voglio sapere che cosa sta succedendo al porto. Sorvola la zona e fammi rapporto, intesi? Scherza, capitano. Abbiamo già perso 4 elicotteri laggiù, è una condanna a morte. La stessa che tocca ai traditori, tenente. Sì, signore, vado subito. Qui Redai, chiudo. Subito! Ritirata, signore! Ritirata! Ah!
Re dei quattro, rispondete! Dannazione! Ok, Parker, so che eri il cocco del colonnello, ma per me non vali una cicca! Prima di andarcene da questo pantano dobbiamo raccogliere delle informazioni, occupatene tu! Canoppino. Uccidi quei comunisti, Parker! Dobbiamo conquistare l'area prima di poterci ritirare! Ecco, abbiamo dei blindati da trasporto. Cioè, abbiamo iniziato bene con l'armata rossa, caro. Ok, pesanti. Parker, so che eri il leccapiedi del colonnello, ma a me non fai né caldo né freddo. Ci servono informazioni prima di andarcene da questo casino e voglio che sia tu a raccoglierle. E te le raccoglierò. Parker, scopri che diavolo sta succedendo e fai rapporto. Chiedo come abbiano fatto quei maledetti comunisti a eludere la marina. Che mi venga un colpo! Devono essere nascosti in quei carri merci civili e scommetto che ce ne sono altri in arrivo. Alla faccia. A tutte le unità! Qui è il sergente maggiore Hanson della Washington National Guard o degli uomini immobilizzati sulle banchine. Richiediamo rinforzi immediati! Ci stanno ammazzando! Ricevuto, sergente. Vedi cosa puoi fare, Parker. Io consoliderò le nostre forze qui. Questo non farà mai nulla per tutta la campagna se non ritirarsi e consolidare le difese. A tutte le unità di Seattle, attenzione! Non riesco a contattare nessun ufficiale superiore. Dovremo cavarcela da soli. Così saranno i tuoi. Però vedo che riescono comunque a farle un po' di danno. E travolgiamo la fanteria. Eliminali, Parker! Mostragli di che pasta sono fatti gli americani! Pariamo nel tuo. Dai, su, concentrare il fuoco. Okay. Bene, ora levate il culo da quelle banchine. Quei figli di puttana comunisti si stanno radunando per sferrare l'attacco. Ok, salvata la fanteria, adesso assumiamo il comando. Qui Hanson, la Guardia Nazionale ha un deposito di rifornimento vicino al porto. Se riuscissi a prenderne il controllo, potremmo chiedere dei rinforzi. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Tenente Parker, conquista quel deposito. Fatevi sotto, comunisti. Io e i miei uomini vi organizzeremo una cenetta con Stalin. E comunque... è notevole. Avanti, fatevi sotto, bastardi. Resisteremo a qualunque cosa ci tiriate addosso. Il deposito di rifornimenti è stato preso. Ecco dove otterrai i tuoi rinforzi, Parker. Farei meglio ad assicurarti che la zona d'atterraggio resti sicura. Sì, signore. Che poi non ho capito perché comanda lui. Boh. Non vi regaleremo più neanche un centimetro. Questo è il nostro paese, dannazione! Questi sono i nostri rinforzi. Qui Hanson! Molti civili si sono radunati presso il Kingdom! Dobbiamo farli uscire prima che sia troppo tardi! Dobbiamo andarcene da questa città prima che sia troppo tardi, sergente! Tu resta qui a dare una mano, Parker! Non possiamo lasciare quella gente in mano ai comunisti! Ma non possiamo lasciarli qui a morire, capitano! Dannazione, no, non possiamo! Parker! Non posso rischiare di andare laggiù! Dovrei cercare di raggiungere il Kingdom! Fai una ricognizione della strada prima di andare! I russi saranno dappertutto ormai! Lo so, sergente. Parker, manda qualcuno in avanscoperta per controllare quella posizione. Allora, schieriamo la fanteria. E la mettiamo a difesa. Ecco, già occupato, perfetto. Allora, nulla, portiamo la bordo. Teniamo qua un blindato per assicurarci l'arrivo dei rinforzi. E con gli altri andiamo avanti con la missione.
ovviamente quella credo che va eliminata per prima assolutamente, la postazione anticarro, dato che porca vacca ci sta per distruggere un mezzo. Ecco, scarichiamola ora, facciamo entrare nell'edificio questo Bradley, non ce la farà. Ecco. Io ho inviato dei rinforzi, Parker. Sono dislocati alla zona d'atterraggio di rifornimento. Ci sono un sacco di edifici occupati dai russi lungo la strada, signore. Ce ne occuperemo noi. Ho una batteria d'artiglieria in contatto. Ci offriranno copertura di fuoco. Non sprecarlo inutilmente, Parker. Assicurati di eliminare quelle unità di fanteria prima di muoverti. Qui Yankee 5, forniteci le coordinate del bersaglio, okay, al resto ecco penseremo noi. Qui Bravo 4, stiamo affrontando un assalto sovietico in forza e non riusciamo a resistere. Attendo ordini, passo. La via è sgombra e la batteria d'artiglieria è richiesta altrove, Parker. Ora porto al culo al Kingdom. Trasporteremo là dei rinforzi per via aerea. A quel punto dovrai recuperare dei camion per portare via i civili. Troppo tardi, signore. I russi si stanno spostando verso il parcheggio del Kingdom e i miei uomini hanno avvistato anche alcune batterie antiaeree. Annullo l'evacuazione. Quei civili dovranno cavarsela da soli. A meno che non ci sbarazziamo dell'artiglieria antiaerea. Già, ma non ho abbastanza uomini! Parker, provaci! Sgombra la zona d'atterraggio al Kingdom in modo che gli elicotteri possano portare via i civili! Parker, c'è un Bradley danneggiato abbandonato vicino al Kingdom. Vedi se riesci a sistemarlo, ti mando un ampi! Ecco, queste jeep possono anche essere riparare i veicoli danneggiati. Oltre a trasportare fanteria ed essere un mezzo di ricognizione. Inoltre possono utilizzare il proiettile antiblindato, ma è ovvio che se vediamo che sto perdendo uomini via in tutta la città, dannazione! Non resisteremo per molto dietro. Buon per te, Parker! Quel Bradley ti servirà! Anzi no, portiamocela, vai. Fa tutto brodo. Basta che sappia sparare e può venire. Ok, dobbiamo eliminare le difese antiaeree. Ci stanno attaccando! So, vedo. Non solo voi. Sì, signore, corazzato in movimento. Ok. Ci stanno sparando! Hanno già del una. Che mi venga un colpo, Parker, potresti farcela! Continuate così! Top tattico, olè. Un altro abbattuto, Parker! Qui cambia la voce, non so perché. Ancora uno e potremo far atterrare gli elicotteri, tenente! Qualcosa si sono sbagliati io. O mettere la faccia. Qui Bravo 4! Abbiamo quasi esaurito le munizioni e molti dei miei uomini sono feriti! Abbiamo bisogno di rinforzi! La zona è libera dalle unità antiaeree nemiche! Faccio intervenire gli elicotteri! Vai alla zona d'atterraggio e crea un perimetro! Questi sono nemici, sì. Hotel 29, la zona di atterraggio è stata sgombrata. Ripeto, la zona di atterraggio è stata sgombrata. Stiamo portando rinforzi, passo. Hotel 29, qui Hotel 6. Mantieni la formazione e tieni gli occhi aperti. Il nemico sarà presto di ritorno nell'area. Hotel 6, chiudo. Cutscene tattica, le vedremo tutte, ve lo dico subito, forse l'ho già detto all'inizio del video, continuerò a dirlo.
Il Kingdom è stato quasi totalmente distrutto dall'artiglieria. Quei civili sono stati dannatamente fortunati perché c'ero io in zona a salvarli. Ora cerchiamo di andarcene via anche noi. Siamo qui già da troppo tempo. Qui Hanson, ho squadre bloccate in tutta la città. Ci serve aiuto per tirarli fuori di lì. I tuoi uomini dovranno cavarsela da soli, sergente. Non possiamo restare qui un secondo di più. Bel tipetto, Ma signore, non potete lasciarci qui a morire. Bene, maledizione. Parker, pensaci tu. Non posso rischiare di andare laggiù. E due. C'è bisogno di qualcuno che lo metta in riga. Bene, li hai trovati. Aiutali a liberare l'area. Questo arriverà. Secondo spoiler. L'avrò giocato 9000 volte questo gioco, continua a affascinarmi come se fosse la prima volta. Grazie signore, restano solo un paio di ragazzi in difficoltà. Andiamo a prendere anche loro. Dove sono? Sono certo che a West Point te l'hanno insegnato, Parker, ma se ordini ai tuoi uomini di muoversi in formazione a quadrato, sarà più facile percorrere quelle strade strette. Soffre di doppia personalità. Qui Bravo 4, abbiamo bisogno di rinforzi, dannazione, mi sentite? Il mio operatore è stato colpito e mi è rimasto un solo caricatore. Tieni duro Bravo 4, veniamo ad aiutarti. Roger, cercherò di spostarmi. Bravo 4, rispondi. Tenente, li hai trovati? Se li aiuti a sgombrare l'area, potranno andarsene. Eliminazione confermata. Obiettivo ostile sconfitto. Obiettivo sconfitto. Ok, manca l'ultima unità di fanteria. Andiamo. Grazie, tenente. Sono tutti liberi. Non lo dimenticheremo. Già sei proprio un eroe, Parker. È ora che ce ne andiamo. Dovremmo utilizzare il passaggio sotterraneo verso est. Siamo colpiti. Siamo sul sotterraneo. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Tenente Parker, conquista quel deposito. Abbiamo lasciato un blindato lì. Il deposito di rifornimenti è stato preso. Ecco dove otterrai i tuoi rinforzi, Parker. Farei meglio ad assicurarti che la zona d'atterraggio resti sicura. Ma un ulteriore supporto di artiglieria per te. Usalo per liberare l'area. Qui Yankee 5, siamo in attesa e pronti a sparare, signore. Che diavolo comanda in sto casino? Credevo ci stessimo ritirando. Infatti, soldato, ma dobbiamo rimanere organizzati. Al diavolo, signore! Se vogliamo sopravvivere, sarà meglio che cominciamo a correre! Non intasare la rete se non hai qualcosa di utile per cui fare rapporto. Pronto, mi ricevete? Sono l'unico superstite del secondo battaglione e sto cercando di andarmene da questa città. Vi consiglio di fare altrettanto. Soldato, segui la ritirata restando nei ranghi e ha un ordine. Signore, vada all'inferno! Usiamo un po' di razzi per pulirci la zona. Artiglieria, ce ne facciamo a tutte le unità, rispondetemi prima di riposizionarvi. Se il vostro comandante è morto, raggiungete la posizione 2-4. Olè. Scombra sotto passaggio, ok. Ecco qua. Adesso andiamo a prendere il sottopassaggio. Lì sì che dobbiamo usare l'artiglieria, anche tanta. Fanno le imboscate. Dannazione, il sottopassaggio è bloccato. Dovrai farti strada con le armi in pugno per uscire. No, dall'altra parte del muro. Lasciate stare. Andiamo tutti qua. Cerca di evitare che muoiano così tanti uomini, Parker. Ho inviato dei rinforzi alla tua zona d'atterraggio di rifornimento.
Mantieni la calma, Parker. Ho fatto inviare dei rinforzi alla zona d'atterraggio di rifornimento. Cavolo. Squiggle 6, capitano Bannon, è lei? Colonnello Soul, come diavolo? Non c'è tempo, capitano. Porta tutti gli uomini che hai. Ci incontreremo al ponte I-90, hai capito? 5. Signore, io... Cosa c'è, Bannon? Niente, signore. Ci saremo. Qui, Bannon, chiudo. Ecco qua, questa era la seconda missione, prima missione, che riguardano gli Stati Uniti d'America. Adesso io chiuderei l'episodio qua e vi aspetto al prossimo, che uscirà tra una settimana o tra qualche giorno. Continueremo le missioni, sono 20 mi sembra. E sarà una full immersion abbastanza lunga, spero che vi piaccia, che ve lo vi piaccia anche la condivisione. Se io ve lo consiglio come videogioco, comunque, se vi attrae, perché è uno strategico in cui passare le ore può andare bene, anche ha un reparto anche multigiocatore, che adesso non so quanto è attivo personalmente, però c'è la schermaglia, c'era la conquista delle zone su mappe grandi come questa, come tutta quest'area di gioco, quindi secondo me ne vale la pena farci provarlo. Grazie per averci seguito. Mi raccomando, non perdete gli altri episodi, o comunque restate aggiornati sugli episodi che vi hanno interessato, tipo altri giochi come Prison Architect, Emergency o vari simulatori che andremo a provare nel canale. Quindi iscrivetevi e lasciate un bel like. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.